sì, credo sia una cosa che ricorderà certamente anche lui. Solo che devo dire la verità, l'ho visto alla fine della partita, la corsa, perché quando io ho battuto il calcio di punizione ho messo questa palla in mezzo, ovviamente nessuno l'ha toccata, è entrata in porta, è venuto il pareggio e tutti i compagni sono venuti lì ad abbracciarmi, per cui nessuno di noi sarà reso conto di quello che era successo. E devo dire che poi quando l'ho visto mi ha fatto morire da ridere, perché era l'ultima cosa che pensavo, però insomma è stato divertente da una parte, però veramente Carletto in quel momento ha messo a rischio veramente la sua salute, perché ha fatto uno scatto di 60 metri, forse di più, per arrivare sotto la curva dei tifosi dell'Atalanta. È stata veramente una cosa divertente e impensabile, devo dire. Il 30 settembre del 2001 il Brescia affronta l'Atalanta nel classico derby lombardo. Sale Petruzzi, parte il cross, cerca Tarek, attenzione a Baggio, rete! Avanti Brescia! Il gol, Roby Baggio, 24 minuti nel primo tempo, Brescia 1, Atalanta 0. Tra i bresciani e i bergamaschi c'è proprio calcisticamente c'è una rivalità eccessiva, e a un certo punto quando perdavamo la tifoseria ospiti sfotteva Mazzone, sfotteva i bresciani, eccetera eccetera. Fui bersagliato da tante offese, mi disse che rispondevo e nel frattempo lui fa il secondo gol. Allora ho capito che si era aperta la partita, allora dico ai tifosi dell'Atalanta mi stavano offendendo, mo se famo il terzo gol 3-3 vengo sotto la curva. Baggio alla rincorsa, 46-50 nel secondo tempo, vince l'Atalanta 3-2, punizione per Baggio, il cross morbido in mezzo, deviazione, oh! Il pareggio del Brescia, il pareggio della Brescia. Non ho fatto a tempo a dirlo, ha fatto il terzo gol. C'è Mazzone che parte, non lo prendono più, non lo prendono più, Mazzone sotto i tifosi dell'Atalanta, Mazzone sotto i tifosi dell'Atalanta, è impazzito, non lo tengono più. Si è sfogato Mazzone. Da parte mia devo dire la sorpresa nel vedere questo signore appunto correre a perdifiato fino in fondo e aspettarlo, ricordo, sulla linea di metà campo, e non ebbi bisogno di dire niente perché lui mi guardò e mi disse sì, vado fuori, non c'è problema, vado fuori, e prese il tunnel e uscì dal terreno di gioco. Comunque ho l'impressione, Antonio, che i gol di Baggio, non vorrei sbagliarvi, ecco qua, espulso Mazzone, forse. Sì, espulso Mazzone, si è fatto tutto il campo. Per cui questa mia corsa contro, sotto la curva d'Atalanta, è colpa di Roberto Baggio, cominciamo a stabilire bene le situazioni. Questo è uno degli eccessi, se vuoi umani, comprensibili, che gira intorno al calcio, che produce il calcio, ed è positivo secondo me tutto.